deciso sul da farsi. Molotov che porta pochi frutti. Ose di rotazione trova Elia Bibi, ma si allontana, quindi raggiunge Sexy On. In A per salvare le armi. Hanno sicuramente bisogno dei soldi perché Rolle con il buy di AVP nel round precedente ha 0 dollari. Quindi avrà bisogno sicuramente di un drop. Beat me. Portano a casa il round con calma. Si allontanano. Win. 11-13, tutto ancora aperto. Non è 12-13, hai ragione. Sì, è stato un attimo di delay nel... importante ai film, dai. Vediamo se Joseph di nuovo trova una kill su mid, ma non avendo un AWP nessuno pensa minimamente di sporgersi. Le banane sono molto avanzate come copertura. Sì, cercano di mantenere il controllo della maggior parte di mappa possibile, ma strano, decidono di arretrare comunque, lasciare il controllo ai feed me, chiudersi in sight. Tanto lo split è ancora in atto. 3 feed me su A, Rob trova Rolle su short. Quindi 2 difensori in A, 2 difensori in B. Joseph si è preso un bel headshot mid, 14 HP ancora. E Sexy On trova la kill su Elia Bibi. Ottimo paranoid in corto, sì, è riuscito a verificare velocemente frag, ma... in B. Solo 9 HP ancora per lui, nonostante... Per il momento tutti e due sono comunque rimasti in A, eh? Sì, si aspettavano probabilmente un push in A, visto che erano già 2 kill in A. Però Paranoid ha aperto anche il site di B, hanno approfittato della rotazione dei League e... Siamo Paranoid, altrimenti... sbaglia, ma è riuscito alla fine a portarsi a casa la kill. Ottimo round per i feed me, molto bene. Più che per i feed me direi ottimo round di Paranoid. È stato sicuramente l'MVP. Ha aperto il site e trovato 2 frag importanti all'inizio, una frag importantissima alla fine. Praticamente permesso al suo compagno di vincere il round. Vediamo push aggressivissimo dei big su banana, tutti banana. Cercano un... Hanno capito probabilmente che sono tutti quanti big, quindi la bomba sta andando direttamente in A. Sì, no, Paranoid li ha proprio visti 3 e 5 contemporaneamente, quindi ha potuto contare e dire giriamo. Infatti se ne porta a casa 4. Per poco non fa ace. Feed me. Buona rimonta. 14-13. Ancora 2 round per la vittoria. Ma i dig sono tornati a comprare comunque. E scambio di nuovo di saluti attraverso le smoke. Però Chris J trova Paranoid questa volta e Scorpion ricambia. Ancora fase di studio però, per vedere
cosa succede se qualcuno decide di ruotare. Intanto Scorpion ha raccolto la bomba, sta controllando Banana, mentre Ozedin B è chiuso sul site. Joseph trova Sexy On, che finora era stato, nel senso, il player principale per la difesa dei Dig. Nijikern trova Ele Bibi, chiuso in pit però. Robbe trova Rolle, che era tentato di entrare in site subito. E sì, peccato, perché era in una buona posizione Robbe, ma era chiuso su due fronti purtroppo. Pochi secondi. Oh, Scorpion, ottimo. Ottima giocata di Scorpion, ottima giocata. Ottimo il posizionamento soprattutto. Ha aspettato anche la flash. Non gli ha dato minimamente fastidio. E nel round più importante solo Famas sui Dig. Ma non potevano fare altrimenti, purtroppo. Già. E film in questo modo sono leggermente in vantaggio. Però sappiamo che questo gioco è abbastanza... Ah, Joseph! Ha intravisto le gambe del player di Sexy On in mezzo alla smoke, ma non è riuscito a fare la kill. Cosa che invece è riuscita Nijikern su Rob. Siamo è la Bibi, che ne ha uno in appartamenti, che sta avanzando, non se ne è accorto. È la seconda volta che fanno questo giro i Dig. Sono riusciti a trovare impreparati Filmi per due volte di fila. Ora arriva l'execution in B. Ozed tagliato fuori dalla smoke, chiuso Jay, chiuso sul plant. Paranoid trova chiuso Jay. Sexy On e Ozed appena fuori. Ozed trova un kill su Joseph, che non riesce così a piazzare. Ottima kill di Scorpion. Uno contro uno. Fake di Scorpion, vediamo, adesso deve piazzare per forza. Riesce. Però ha visto Ozed, ha visto l'arma. Passa la giocare con calma. Deve perdere tempo ora. No. No. Riesce Ozed a trovare Scorpion. Peccato. Visto l'arma, la K di Scorpion. Scarico lanciato per raccogliere il Famas. Quindi è andato a colpo sicuro su dove si trovava l'ultimo giocatore di Feed Me. Vediamo che comunque Filmi non hanno molti problemi di soldi, mentre ancora abbastanza corto di granate i Dig, quindi è ancora fattibile. Joseph continua a cercare mid la kill. A sapere che c'è Sexy On proprio lì di fianco all'angolo. No, arretrato. Siamo Ele Bibi, che adesso continua, tiene l'occhio a porticina da appartamenti di A, viene verso second mid per non farsi trovare impreparato come round precedente. Vediamo intanto che è nascosto nell'angolino Crisu Jay, sì. Crisu Jay. Molto. Giocata molto paziente di Crisu Jay. Sa perfettamente che sono lì terrorist, ma non accenna a muoversi. Tanto Roll è solita posizione sotto
sotto tettoia, prova robe e Joseph, pazienza, cerca di recuperare la kill. Si preparano i filmi a un execution in B. Scorpion completamente bianco, non so più dov'è. SJ trova solo una kill nonostante il posizionamento. E fine tempo. C'è un pareggio, quindi si va direi agli overtime, se non sbaglio. Sì, esatto. Overtime, se non sbaglio 5 round. Dovrebbero essere 6, se non sbaglio, 5, non mi ricordo onestamente. 5... questa volta non mi ricordo. Dovrebbero essere 5 round per side, se non ricordo male. $16,000 di partenza. Intanto, visto che ne abbiamo l'opzione ora, dobbiamo sistemare ancora video un po' la chat, per favore. Noah, dimmi se dobbiamo sistemare qualcosa come audio ancora. Al momento non stanno chiedendo nient'altro, quindi direi che possiamo continuare così. Nel caso puoi scrivere a Mora. Va bene. Mettiamo il ready. Esatto, 5 round per side. Ricominciamo di nuovo con i film in attacco. Full buy, ovviamente. E ci si gioca il tutto per tutto all'inizio. Vabbè, mangia una granata purtroppo. Comincia subito con 33 HP in meno. Abbiamo Paranoid e Scorpion che comunque continuano la loro azione di disturbo su banana. Così facendo riescono a impedire ai CT di ruotare. E invece penso sia Rolle, sempre trova robe dalla solita posizione short. Paranoid quasi a colpo sicuro a cercare sexy on su long, visto che è sempre stata quella la posizione tenuta dal player dei dig. Ottima smoke di LBB che riesce a spegnere l'incendiaria, però non trova poi la kill su sexy on. Tanto parte l'execution su B. Paranoid riesce a piazzare all'ultimo secondo, quasi 2 contro 3, però feed me con 40 HP in 2. Paranoid viene subito trovato e Scorpion fa sperare per un attimo al numero con 2 headshot, uno in filo all'altro, ma Nijikern riesce a trovare la kill, salva la VP e salva il round per i dig, 16-15. Di nuovo bye per i feed me, però bisogna